abbiamo avuto gli incontri in questi giorni con le autorità scolastiche con il duplice obiettivo di avere una campagna massiccia di vaccinazioni e semplificare la vita alle famiglie e ai docenti. Entro il 10 settembre le famiglie, per quanto riguarda le elementari, possono autocertificare l'avvenuta vaccinazione. I dirigenti scolastici segnalano alla regione l'elenco degli iscritti, la regione verifica i bambini che sono in regola e comunica all'autorità scolastica un bollino verde, cioè i bambini che non devono avere altri obblighi. Per quanto riguarda i bambini che risultassero non vaccinati, le ASL manderanno una comunicazione alle famiglie invitandole presso le ASL, fissando un calendario. Sul sito della regione nei prossimi giorni ci sarà una documentazione anche per fare l'autocertificazione di avvenuta vaccinazione. Credo che abbiamo semplificato molto il meccanismo, chiediamo a tutti una mano per sensibilizzare le famiglie a vaccinare i bambini. La dirigente scolastica ci ha ricordato un attimo fa che sono stati registrati casi di tubercolosi nelle scuole, cioè malattie che sembravano ormai scomparse, come la poliomielite o la tubercolosi, si riaffacciano perché si è abbassata, oltre la soglia di sicurezza, la soglia di vaccinazione dei bambini. Dunque nessun allarmismo, nessuna drammatizzazione, ma bisogna avere senso di responsabilità. La Campania è attestata decisamente nella battaglia per le vaccinazioni. Abbiamo qualche realtà di maggiore sofferenza, in modo particolare a Napoli 1, dove abbiamo soglie dell'85-86% per quanto riguarda il vaccino esavalente. Per il resto siamo già oltre le soglie nazionali, dunque dovremo incrementare le vaccinazioni nelle realtà nelle quali siamo un po' giù. Dobbiamo abituarci in Italia a fare iniziative politiche partendo dai dati oggettivi, e i dati oggettivi li forniscono gli istituti scientifici, le istituzioni, non i liberi pensatori. Quindi quando ci si muove sulla base di quello che certifica il Ministero della Salute, la Regione, l'Istituto Superiore di Sanità, Agenas. Questo avviene in tutti i paesi civili.